Consigliere Foroni, parliamo del sopralluogo della Commissione Antimafia. La settimana scorsa i cantieri Expo sono stati presentati anche degli strumenti di controllo. Quali saranno? Ma innanzitutto devo dire che la struttura della società Expo 2015 ha messo in atto tutta una serie di controlli che possono apparire molto, molto efficaci. E per farsi un'idea, ci saranno firmati circa 1500 contratti tra appalti, subappalti, forniture, eccetera, eccetera. Vi era un protocollo sottoscritto anche con la prefettura onde verificare la legittimità delle imprese che possono entrare, tutta una determinata forma di controlli iniziali. Il vero problema può nascere sul fatto, su quei cantieri e su quegli stand che saranno costruiti direttamente dai paesi esteri, che hanno chiaramente delle loro regole, però l'attenzione è assolutamente massima. Expo 2015 è una vetrina importante, una vetrina fondamentale, soprattutto per la Lombardia. Diciamo che ad oggi lavorano circa 900 persone in quel cantiere, quindi in un periodo di crisi economica certamente una boccata d'ossigeno, e può essere anche un apripista anche per il futuro, non un punto di arrivo ma un punto di partenza. Certo, ci sono grandi rischi su quelle imprese che possono partecipare. Diciamo che Regione Lombardia ha messo in campo tutti i suoi strumenti, seppur non ha una sua competenza, per poter controllare efficacemente che non vi sia neanche un'impresa in odor di mafia lì dentro. Ricordiamo in proposito l'accordo firmato anche in prefettura, l'accordo cosiddetto Expo Mafia Free. Sì, le recenti iniziative sottoscritte anche da Moroni come presidente di Regione Lombardia relativamente a tutta una serie di controlli aggiuntivi rispetto a quello che prevede la normativa vigente. Deve essere chiaro che noi non vogliamo infiltrazioni mafiose sul nostro territorio, perché l'infiltrazione mafiosa sul nostro territorio significa importare una cellula tumorale in un tessuto sano. Già ce ne sono, anche di oggi sono notizie di indagini con arresti per affiliati dell''Ndrangheta in Brianza. La mafia è presente come ramificazione in Lombardia, è nostro dovere morale e politico combatterla ed evitare che questo fenomeno addirittura si allarghi. Ecco, nel caso del sopralluogo poi è stato presentato anche l'utilizzo del GPS per il controllo del materiale anche che vengono utilizzati nei cantieri. Così. A tutti i camion viene applicato un GPS, cioè per tutti i camion si sa esattamente dove sono. E quindi per quanto riguarda il trasporto e la movimentazione terra, che sono una delle parti più a rischio, sia per dove vengono buttate le terre di risulta, sia anche relativamente a quelle imprese che molto spesso sono state in odor di mafia, un GPS per verificare l'esattezza della destinazione e per verificare che non vi siano imprese mafiose che operino in quella direzione.